so se anticipo una discussione. Prego. Ora, quanto della tecnologia che viviamo, che viene rappresentata nel libro, sarà oggetto dell'industria 4.0? Allora, ripeto la domanda per chi ci sta seguendo. Quanto della tecnologia che avete rappresentato sarà oggetto dell'industria 4.0? Chi vuole rispondere? Il professor Gambino. Diciamo industria 4.0 è un grande aiuto che lo Stato dà, quello che un tempo si chiamava il Ministero dell'Industria, ora si chiama il Ministero dello Sviluppo Economico, per quelle realtà imprenditoriali che innovano. Dopodiché ci sono anche i luoghi di formazione, perché accanto a queste realtà ci sono anche alcune università, chiaramente la fanno un po' da padrone soprattutto i politecnici, perché sono quelli che hanno le maggiori competenze, ma anche un pezzo di facoltà umanistiche potrebbero dire la loro. Quindi io riterrei, bisogna vedere come vengono davvero spesi i soldi, nel senso adesso mi sembra di capire, perché poi adesso il governo dovrà seguire da vicino, probabilmente anche gli interlocutori in parte potrebbero cambiare, che c'è stata una grande allocazione di risorse su vari comparti, però tutta la fase adesso di come andare a disegnare e a sviluppare i singoli progetti deve essere ancora governata. Questo ovviamente è quello che ne so io dall'esterno della realtà istituzionale che l'ha proposta e che la sta portando avanti. Forse Fabio tu sei qualcosa di più. No, diciamo che sei stato assolutamente esaustivo sulla risposta, poi in realtà è talmente ampia che potremmo stare a parlare qui per delle ore, poi insomma non vorrei abusare troppo del tempo degli ospiti. Se c'è qualche altra domanda, se no facciamo un altro brevissimo giro di tavolo. Io volevo un attimo, quello che è emerso è che il momento è uno spartiacque in questo momento, perché ci troviamo con due situazioni, due realtà di periodo, di persone, che sono quelli che prima ante-digitale e qui sono sul digitale. Quello che ho capito, che mi ha colpito molto del professor Guarambino, è il fatto che i giovani d'oggi non avvertono l'esigenza di documentarsi, quindi quello che facciamo noi quando arriva la notizia è calcolare la notizia spot che arriva sul digitale e poi verificare la sua congruenza. Quella cosa invece dei nuovi ragazzi, che domani saranno gli uomini, saranno quelli che prenderanno il nostro posto, non è un po' un rischio per il futuro? Cioè il fatto che poi quello che oggi è il non reale con il reale, noi in qualche modo che siamo gli anziani riusciamo ancora a mitigarlo. Domani gli anziani saranno i giovani di oggi che si troveranno solo il digitale. Non è che ci troveremo fra 30-40 anni a dover fare un nuovo libro che sarà la sconfessione digitale. Attenzione, progetto di streaming nazionale. Professore. È verissimo quello che lei dice, e cioè qui dobbiamo ritrovare il ruolo del governo delle idee, della politica, della formazione, e evitare la fila. Chi tra di noi l'ha fatta, nel momento in cui la evita perché utilizza le tecnologie, fa altre cose e ottimizza la sua giornata. Chi la fila non l'ha mai fatta, ha sempre utilizzato lo smartphone. Come riempie il tempo che ha in più rispetto a quello che avevamo noi? Questo è il punto cruciale di tutto. Perché fare la fila era anche un momento di relazione, noioso magari, ma intanto si parlava con altri, ci si confrontava, cioè non è che siamo tutti intellettuali. A fare la fila c'è tanta gente semplice che trovava anche delle risposte. Ecco, questa comunicazione nel fare le cose, tra virgolette, anche annoiarsi a fare le cose, oggi non c'è più. Nello spaccato delle famiglie che hanno dei figli, sanno che i ragazzi devono riempire il tempo con il fare. Allora, questo testo, conversione digitale, che è molto bella la doppia interpretazione, conversione significa trasformare, ma anche un po' trasformarsi. La conversione è anche qualcosa che parte dall'interno.
E allora forse questo partire dall'interno è essere noi con un po' più di esperienza che illuminiamo chi utilizza oggi queste tecnologie, dire attenti, non c'è solo questo, e soprattutto nel momento in cui te lo utilizzi per risolvere un problema, benissimo, quando lo utilizzi per fine a se stesso, quanti ragazzi stanno su Facebook, dopodiché non sanno più che fare, continuano a stare su Facebook, continuando a riempirsi di così pseudo informazioni, ma perché non hanno un'altra cosa da fare. Allora qui c'è un tema che riguarda anche la sanità pubblica, che riguarda per questo la politica, perché poi la ludopatia, tutta una serie di patologie legate all'entrare dentro queste dinamiche senza avere gli anticorpi tipici di chi invece ha vissuto un'altra esperienza, secondo me deve aprire le vedute a chi vuole occuparsi di questo tema anche a livello istituzionale, perché invece oggi l'approccio è: ma come siamo bravi che abbiamo fatto le città intelligenti, o vorremmo fare le città intelligenti, quanto siamo bravi, perché quando in realtà il tema non è essere più bravi e più veloci, è quanto capire rispetto al vuoto che poi si va ad aprire, visto che il tempo è contratto, come lo andiamo a riempire. Allora se questo diventa un tema che coinvolge tanti, coinvolge per esempio il comparto culturale, noi abbiamo il patrimonio più esteso del mondo, parlo dal punto di vista artistico, storico, e non l'abbiamo ancora digitalizzato. Che significa poterlo digitalizzare e col Foglia metterlo a disposizione di tutti? Significa offrire cultura alla rete, nel senso che soltanto paesi come l'Italia, la Grecia, paesi che hanno dei contenuti storici formidabili, potrebbero ridare una parvenza di contenuto culturale a uno strumento che invece è una cultura tipicamente anglosassone, legata molto al stare in superficie, anche a essere un po' pragmatici nelle risposte, che va bene, non è che va demonizzato, per carità, tanto quello è il mondo a cui andiamo incontro, ma se accanto a quello lo riempiamo con altra parte, cultura continentale, tipicamente un po' della parte periferica dell'Europa mediterranea, allora forse riusciamo, venendo incontro a quella che è la sua sollecitazione, a dare davvero un senso a queste tecnologie. Per cui un bel programma anche ai vari assessori al digitale, non solo fare il car sharing eccetera, però poi indirizzare anche il car sharing, cioè cominciare a dire facciamolo per utilizziamo un incentivo per chi lo utilizza ad andare al museo, un incentivo per chi lo utilizza ad andare in un parco, per chi andare a trovare un reperto archeologico, cioè usiamo tra virgolette la leva della tecnologia, come se fosse la leva fiscale, per portarli a una buona informazione, a una buona cultura, perché se invece l'abbandoniamo questo tema, e tanto l'importante è che arriviamo progressivamente alla tecnologia sempre più raffinata e ci dimentichiamo del contenuto. Certo che succede quello che dice lei, avremo una generazione fra 30 anni che governerà gli stili di vita di tutti noi, perché poi in qualche modo la politica governa anche gli stili di vita, che oggettivamente forse non sarà più felice di quanto non lo siamo stati noi. Esatto, cioè si porta forse all'individualismo e non alla condivisione. È un'impressione. Sì. No, ma forse più che individualismo ne parlerei come una moltitudine finta, nel senso pensiamo di essere cittadini del mondo per essere. Social, invece siamo asociati. Sì, perché poi finisce fare, io pure sono un figlio adolescente che YouTube è la sua fonte di saggezza, per cui qualsiasi cosa è un contrasto, perché chiaramente poi l'enciclopedia Docet, non certo una persona che su YouTube dice che noi siamo diventati scesi da, che ne so, da un disco volante, ma l'ha detto YouTube. Certo. Il rischio era quello, il rischio di Bauman della solitudine del cittadino globale. Assolutamente. C'è una domanda anche del signor. Sì. Dunque, io volevo più che altro fare osservare un elemento che è emerso in un seminario che noi come polo bibliotecario del Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo organizzato sul digitale. Qualcuno giustamente faceva osservare che bisogna fare molta attenzione all'inclusione, cioè mano a mano che appunto la conversione digitale va avanti, bisogna fare attenzione forse a fare in modo che non vengano tralasciate
degli elementi della società o comunque fasce di popolazione o anche dal punto di vista tecnologico, perché qualcuno giustamente ci faceva notare che per esempio il Comune di Roma, ma non solo il Comune di Roma, io lo dico da bibliotecario, insomma, se uno chiede un libro, un ebook, scarica un ebook dalle librerie, no, ci sono oltre 500 titoli, quindi l'offerta è anche abbastanza vasta, però viene escluso completamente, cioè le app sono state fatte soltanto per Android e per iOS. Quindi è vero che Windows e l'ex Nokia praticamente è una, come dire, è un brand che sicuramente ha conosciuto un decremento nel mercato, però grosso modo c'è ancora un 10% in Italia della popolazione che ha questo tipo di apparecchi, che viene tuttora venduto con il sistema operativo Windows. E però io a suo tempo chiesi al Comunino e mi dissero che non, sì, avevano studiato la cosa, però non intendevano buttarla avanti perché comunque ormai il mercato non deve ancora essere. Di fatto poi però si è escluso un segmento, diciamo, o comunque a meno di non obbligarlo a dire convertitevi, che ne so, a Huawei o piuttosto che ad Apple o ad altre marche che appunto utilizzano quei sistemi operativi, si è escluso di fatto dal prestito dell'ebook o anche del libro, magari pensiamo anche a fasce più, come dire, più deboli, tipo le persone magari molto anziane o le persone ipovedenti che magari utilizzano anche l'audiolibro. Sì. E l'audiolibro però ha bisogno di Flash, che è un programma che non è supportato dai telefoni di, diciamo, di Windows. E quindi ecco, era solo un'osservazione che remetta, sì, volevo questa attenzione a non a includere tutti, diciamo, lungo o il più possibile, insomma, no? C'è anche da dire che una percentuale altissima di utenti che invece utilizzano ancora il libro, io personalmente, certo, il libro cartaceo, però chiederei a Fabio Pompei di spiegarci questo. Sì, allora, grazie per lo spunto che è interessantissimo. Premesso che noi abbiamo fatto una scelta con Alessandro molto ponderata di fare questo libro in formato cartaceo, proprio perché ci teniamo che arrivi soprattutto a chi questa conversione digitale ancora la deve fare, quindi diciamo che in parte la risposta sta proprio nella giornata di oggi, nel prodotto che presentiamo, quindi un pezzo di carta, un libro di carta. La segnalazione che lei mi fa è molto interessante, io provo a risponderle con qualcosa che è successo a me, perché devo dire che il tema delle biblioteche di Roma, che ho seguito però indirettamente, non mi occupavo di quelle, quindi non le saprei rispondere sullo specifico. Noi quando a Roma abbiamo lanciato il progetto Curami, quindi l'app Elimina Code, quindi quest'app dove anziché andare al municipio, prendere il pezzettino di carta e stare due ore a guardare uno schermo in attesa che quel numero compaia su quello schermo, abbiamo avuto un problema simile, nel senso che ci siamo chiesti, ma la persona che viene alle 8 di mattina fisicamente davanti al municipio e vuole prendere quel pezzettino di carta, non gli interessa accedere attraverso lo smartphone, come lo possiamo gestire? Abbiamo fatto una scelta che è stata quella di far partire il servizio, diciamo, innovativo in una fascia oraria più tarda, quindi mi sembra che l'abbiamo fatto partire alle 8:30, se non ricordo male, quindi una mezz'ora o un'ora dopo, proprio per garantire a chi non vuole utilizzare la tecnologia di poter comunque accedere al servizio in forma standard, né prioritaria né non prioritaria, semplicemente poter accedere al servizio. E devo dire che questa soluzione, facendo poi uno scouting, diciamo, fuori dal municipio la mattina, è stata una soluzione apprezzata, nel senso che il cittadino ha apprezzato il fatto che comunque se arrivava alle 8 era il primo ad essere servito, quello che da casa sua lo prendeva con lo smartphone era comunque contento perché non perdeva tutta la mattinata. Quindi secondo me la capacità dell'amministratore, prima il professor Gammino ha parlato dell'assessore o comunque di qualcuno che si deve occupare di innovazione, è proprio questa, cioè riuscire a cogliere le differenze, perché la tecnologia, per come la vediamo noi, non farlo in plena maestà, parlo di Alessandro che abbiamo scritto questo adesso, deve includere e non escludere. Quindi parliamo ad esempio delle persone non vedenti, parliamo delle persone sorde. Io a maggio sono stato a fare un incontro proprio
l'Unione dei Sordi qui a Roma, e abbiamo parlato delle varie difficoltà che loro hanno, e parlandone con loro è stato interessante, perché mi hanno raccontato delle cose che io da tecnico non avevo mai pensato. È stato interessantissimo perché mi ha aiutato a capire un mondo che avevo solo visto. Per esempio, loro mi hanno detto una cosa molto banale: se per caso rimangono per strada e devono chiamare qualcuno, ovviamente i sordomuti non lo possono fare, quindi hanno bisogno di un'applicazione che gli consenta di, con dei messaggi registrati, di dare delle informazioni. Oppure chiaramente possono chiamare l'amico, il familiare, mandandogli un messaggino, ma non sempre questo è possibile. Allora è importante, secondo me, per chi si occupa di tecnologia, anche se non è amministratore, conoscere queste realtà e rimanere sempre legato a quella famosa fila che diceva il professor Gambino, quindi mai lasciare, diciamo così, il popolo da solo, perché dal popolo vengono le migliori idee per amministrare al meglio, secondo me, la città e il paese. Se non ci sono altri interventi o qualcuno vuole fare un'altra domanda, allora passerei alle conclusioni. C'è una domanda? No, più che una domanda, volevo, partendo dalla riflessione del professor Gambino quando parlava di scarsa presenza di prof e di discipline nell'ambito della nella moderna tecnologia nelle università, ma guardi che anche nella scuola media purtroppo è così, e spesso sono anche lì ampliamento dell'offerta formativa, un fatto episodico. Allora perché, ecco, non sottolineare, chiaramente questo è un fatto politico, MIUR e così via, perché non lasciare che si arrivi, ecco, a queste occasioni che oggi gli autori ci danno di riflettere su questo problema, no? O le tanti altri seminari che ci sono in giro, ma a provare a educare il giovane ad arrivare a queste consapevolezze che portano poi, ecco, ad un controllo maggiore del cyberbullismo e così via. E questo mi sembra che sia molto importante. Gli insegnanti non sempre sono all'altezza, proprio c'è qualcuno che si dà da fare per tutti, ma poi alla fine, voglio dire, i giovani sono portati ad andare avanti per proprio conto senza avere un supporto. E a questo proposito mi chiedevo, a proposito delle discipline, perché già dalla scuola primaria non fare in modo che con il criterio e il metodo della infusività il contenuto disciplinare non venga presentato sempre di più attraverso questa tecnologia, in modo tale che il processo avviene già da subito, quegli spazi vuoti di cui parlava prima lei potrebbero essere già previsti, colmabili anche attraverso delle scelte individuali, quando uno ha capito che attraverso la tecnologia io posso avere un ampio spazio di apprendimenti e farlo in modo tale che non ci siano spazi vuoti. Certamente è la scuola il luogo preposto a ridurre questo gap tra, diciamo, tecnologia e cultura. La tecnologia progressivamente va sempre avanti in modo, devo dire, quasi ineluttabile. La cultura sembra mediamente scemare verso il basso. Quando anche all'università arrivano studenti che fanno errori di ortografia nel redigere una tesi di laurea, si comprende bene che la cultura ha subito qualche punto a sfavore, o magari copiano le tesi da Wikipedia. Noi purtroppo, molte università statali e non statali, ci dotiamo di software perché neanche noi riusciamo più a capire se la tesi è copiata o non è copiata, perché certe volte è anche complicato, no? La Wikipedia si capisce, ma quando la copiano da testi. E allora la scuola è certamente il luogo sui quali si può fare tantissimo. Ben vengano quei docenti che in modo lungimirante, anche al di là del proprio orario lavorativo, danno agli studenti un utilizzo intelligente degli strumenti informatici. Ci sono poi un po' le famiglie, no? Io penso a mia moglie, che invece è molto deficitaria con l'utilizzo delle tecnologie, che si lamenta che invece i compiti ormai in alcuni casi li danno soltanto attraverso la piattaforma tecnologica, e si lamenta perché, non so, la prenotazione all'orario di ricevimento si può fare solo online. In realtà gli ho detto: ma scusa, se uno non aveva il telefono un po' di anni fa, non lo vedevi con una persona, diciamo, un po' particolare, perché qui è ormai la stessa cosa, questo ha sostituito il telefono, quindi l'unico modo è che anche le famiglie si avvicinino a queste tecnologie per metterci dentro anche i loro contenuti.
Qualcosa il Ministero in realtà ha fatto, perché ha creato queste figure informatiche all'interno delle scuole che devono veicolare anche i contenuti, si può fare molto di più. Certo, deve essere fondamentale che le due cose vadano insieme. Pensate che bella una lezione fatta con una serie di rinvii poi alla realtà digitale, alla realtà, no? Quindi a un certo punto, poi Roma insomma offre tutto, ma la necessità che arrivati a un punto della lezione, quel link ti rinvia al luogo fisico che tu devi andare a visitare magari la domenica con i genitori e tornare poi lunedì con un risultato di un'esperienza fatta sul campo. Questo secondo me è la chiave intelligente per arrivare a quella conversione sia come verbo transitivo che riflessivo, cioè che porti a convertire e convertirsi a un utilizzo intelligente. Sulla scuola certo ci vogliono investimenti, adesso probabilmente chi la frequenta da vicino sa che il problema di fondo è anche apprezzare le aule, formare i docenti, però la strada è quella, non ce ne sono altre, quindi su un suggerimento possiamo dire a chi si impegna in politica, sia a livello territoriale sia a livello nazionale, è quello di rivedere non solo i programmi ma anche il modo di formare i docenti, i professori, perché possano essere al passo dei tempi, anche perché i professori invece fanno parte della cultura dell'analogico, almeno gran parte, quasi tutti, e quindi hanno tantissimo da dire, quindi è prezioso questo momento storico, cioè pensiamo che oggi è prezioso, e non è tanto abbandonare le future generazioni, è quanto noi le vogliamo abbandonare, perché se invece noi ci mettiamo dentro con i nostri parametri, stavolta forse un po' noiosi, ma che però i contenuti ce li hanno e piano piano alleniamo il discente alla ricerca di quel contenuto, probabilmente quel rischio che troviamo in generazioni molto più legate a un mondo, chiamiamolo effimero, potrebbe essere allontanato.